Conoscete i videogiochi? Molti di voi probabilmente li utilizzano come svago, altri invece per incontrare i propri amici durante le varie serate. Molti di voi probabilmente hanno cominciato a utilizzare i videogiochi già in tenera età, altri invece magari da un po' più adulti. Ci sono addirittura molte persone che ne hanno preso la distanza. Io vi racconto invece la mia esperienza con i videogiochi. Ho iniziato a giocare quando ancora avevo sei anni con il primo Game Boy e giocavo a Pokémon, Super Mario, a Donkey Kong, ma è stato solamente con il mio periodo universitario che ho capito quanto veramente i videogiochi sono importanti per me e vi racconto questa storiella. Durante i miei anni universitari un gruppo di miei amici mi propone di giocare ad un gioco nuovo. Forse voi avete già sentito parlare di questo gioco, perché è molto famoso anche, anche adesso. E questo gioco si chiama Minecraft. Minecraft è un gioco della tipologia sandbox. Cosa significa? Significa che è un gioco, tanti altri giochi, che ha un mondo regolato da delle regole specifiche, un po' come il nostro mondo. Abbiamo la gravità, abbiamo il ciclo giorno-notte, abbiamo la natura, abbiamo tante cose. E... All'interno di Minecraft si può fare un po' di tutto. Ed è proprio questo il bello dei videogiochi della tipologia sandbox, che non c'è una storia netta da seguire, ma ogni giocatore può crearsela da storia, può interagire col mondo, interagire con i personaggi, può legare anche con gli altri giocatori. Ed è questo che è successo a me. Dopo aver provato questo gioco inizialmente con in questo gruppo di amici, ho iniziato a giocarti sempre di più. E ho cominciato a stringere delle relazioni, delle relazioni molto importanti. Come voi sapete, nei giochi online c'è sempre l'amico che conosci, che ti porta a giocare a questo gioco, ma più tempo passi in questo gioco, più ti rendi conto che cominci a conoscere persone. Persone online, in questo mondo virtuale. E queste persone... Non, magari non le conosci nella vita di tutti i giorni, ma le senti ogni giorno, le, attraverso le chat vocali ci parli e ci fate tante cose. A me, ad un certo punto, però è successo qualcosa. Purtroppo, un giorno, uno dei nostri amici di gioco perde la vita, non nel mondo del gioco, nel mondo reale. E questo, per me, non solo per me, è stato un momento cruciale. Sia della mia vita sia della mia esperienza con i videogiochi. Pensate, una persona che non hai mai incontrato nella vita reale, ma con cui ci hai avuto a che fare tantissimo, con cui hai condiviso emozioni, arrabbiature, speranze, sogni, con cui hai condiviso molte ore di gioco, libero, senza una storia. E. A causa di questa perdita ho cominciato a ragionare su come i videogiochi possono influenzare in la nostra quotidianità e il nostro mondo. E ho cominciato a riflettere sempre di più, per arrivare poi ad una conclusione. I videogiochi, come tanti altri giochi, hanno un impatto concreto, non solo di divertimento, di passatempo o di conoscenza di varie persone, ma hanno proprio un impatto diretto. E allora mi sono chiesto, come si può? A sfruttare questo strumento del gioco per andare oltre quella che è la semplice, il semplice divertimento. Non so se lo sapete, ma ogni anno viene scritto un report, dove, soprattutto qui in Italia, ma viene fatto in tutto il mondo, dove vengono esposti i dati sui videogiocatori in generale in tutto quanto il mondo. E non so se lo sapete, ma qui in Italia nel 2020 sono stati 17 milioni i videogiocatori, le persone che hanno utilizzato un videogioco. E, dato interessante, di questi 17 milioni di giocatori, 10 milioni sono ragazzi. Ragazzi che vanno dai 6 anni, piccolini, fino ai 30 anni, un po' più grandicelli. Quindi immaginatevi. 10 milioni di persone che ogni giorno, ogni settimana, mediamente dalle 6-7 ore al giorno, utilizzano i videogiochi per svagarsi e per fare altro. Ma poi un'altra riflessione mi è venuta in mente. Negli ultimi anni effettivamente abbiamo notato sempre di più dei movimenti, dei dibattiti riguardanti dei temi molto caldi. Il surriscaldamento globale, e il, um, tutta la parte riguardante alle, alle disabilità, al, uh, alla disuguaglianza di genere, alla disuguaglianza culturale. E, se notate, moltissimi di questi movimenti, moltissimi di questi dibattiti partono proprio da questo target di età. Si parte già dalle scuole primarie a parlare di questi temi per arrivare poi alle scuole secondarie e per arrivare poi a creare dei movimenti. Friday for Future, per esempio, e ce ne sono tantissimi altri movimenti supportati proprio dai giovani che chiedono di essere ascoltati. Io ho pensato di collegare queste due tematiche, ho pensato di collegare quello che è il videogioco come strumento per poi andarlo a utilizzare per parlare di questi temi, per far sì che anche i giovani, i giovanissimi, anche quelli meno giovani possono trovare uno strumento nel videogioco per parlare e affrontare questi temi, insomma, per dare voce. Come noi sappiamo, oggi parlare di democrazia, parlare di libertà non è mai semplice e normalmente questo argomento si tende sempre ad affrontarlo quando siamo un po' più adulti. Ma è giusto? È giusto riservare questo argomento solamente ad una fascia di età, per esempio, maggiorenni? Beh, secondo me, utilizzando il gioco, utilizzando i videogiochi, si possono veicolare delle informazioni molto importanti per quanto riguarda, per esempio, la libertà, l'espressione, la decisione, cercare di insegnare a ragazzi e ragazze di quest'epoca che è importante dire la propria è importante ascoltare ed è importante il concetto di libertà. Ci sono, per esempio, alcuni esempi che possiamo dire di realtà attuali che effettivamente ci possono dare una mano a capire come i videogiochi possono essere collegati con questo concetto di democrazia e mi verrebbe da aggiungere democrazia digitale, visto che stiamo parlando di videogiochi. Per esempio, nelle ultime elezioni negli Stati Uniti d'America, hanno utilizzato un videogioco per insegnare a giovani e meno giovani come votare, ma non solo come votare, anche tutto il processo del voto, quindi della Camera, del Senato, di, dei grandi elettori, tutto. Perché molto probabilmente i vecchi sistemi non funzionano più per comunicare con questo target di età e quindi utilizzando il videogioco si cerca sempre di superare quelle che sono le barriere. Possono essere barriere linguistiche, possono essere barriere di disabilità dovute a delle disabilità, possono anche essere barriere di classe, purtroppo. Ma non è solo questo l'esempio. Un altro progetto che negli ultimi anni sta prendendo piede sempre di più è il block by block, cioè un progetto che si impegna a fare appunto sviluppare tutto il senso civico delle persone all'interno di città un po', diciamo, sfortunate. Per esempio, in Kenya, questo progetto ha messo in comunicazione quelle che sono le persone, i cittadini, quelle, che, quelle persone che vivono la città, contadini, lavoratori, con la classe politica, con la classe dirigente, su tematiche di riqualificazione, chiedere ai cittadini quali sono i problemi della propria città e far sì che tutti questi argomenti vengano poi riportati alla classe dirigente. Ma come, fanno, come si fa a far comunicare una persona magari eh, analfabeta, che vive la città e che se la sente propria, con una classe dirigente invece magari più istruita? I canali di comunicazione cominciano a essere difficili. E utilizzare i giochi e i videogiochi, in questo caso, in questo esempio, hanno utilizzato utilizzano Minecraft come, come esempio, si riesce a creare una sorta di ponte tra due realtà che molte volte non comunicano. Può essere il contadino e la classe dirigente, possono essere i giovani e gli adulti, quindi una generazione a confronto. Inoltre, vi racconto quello che è anche la mia esperienza personale. Anch'io sto portando questa scelta di utilizzare i videogiochi come veicolo di alcune, per me, di alcuni valori molto importanti. Uno dei progetti che sto portando avanti, sto portando avanti con una scuola secondaria di primo grado del, del mio paese, è quello di eh, riqualificazione del proprio quartiere. Grazie alle classi di questa scuola secondaria di primo grado e alla sua insegnante Giulia, riusciamo a prendere i ragazzi, farli analizzare i quartieri dove abitano e utilizzando i videogiochi farli riprodurre in scala il proprio quartiere, ma non solo, non è semplicemente un copia e incolla tra la realtà e il virtuale. Qui si riescono ad affrontare anche tematiche molto importanti, quali per esempio la riqualificazione urbana, l'ecosostenibilità, l'eliminazione di barriere architettoniche e assegnando a tutte le classi un quartiere, loro lo riproducono e poi si entra in tutto quel processo decisionale che fa parte della democrazia digitale, quindi il ascoltare le idee e le opinioni degli altri, dire la propria. Vivere in un mondo virtuale con delle regole, ma anche con la libertà di poter fare quello che si vuole, sempre ai limiti delle regole, logicamente, e soprattutto di poter accettare tutto quello che viene fatto e tutte le opinioni degli altri, senza discriminazioni. Questo si può fare all'interno dei videogiochi ed è una parte, secondo me, molto importante, che sì. Oggi ci sono ancora dei problemi legati alla tecnologia sicuramente, ci sono ancora tante cose che si possono migliorare, ma come tutta la tecnologia sappiamo benissimo che questa tenderà sempre ad evolversi e si evolverà anche in base alle nostre esigenze e questa parlare di argomenti attuali, dare voce a quelle persone che in questo momento forse non si sentono ascoltate per me è molto importante e utilizzando i videogiochi si può fare. Quindi ecco, utilizzando il videogioco noi riusciamo anche a parlare di democrazia, parlare di scelte e cerchiamo di far crescere e far nascere quelli che, sono, che saranno i cittadini che vivranno il nostro paese del futuro, prestando però attenzione a quelli che sono dei valori, valori fondamentali e soprattutto facendo capire l'importanza della parola libertà. Grazie.